Eccoci tornati in diretta. Allora, siamo sempre nel mezzo della nostra Trading Week. Continuano gli interventi con i nostri ospiti, ovviamente interventi che vogliono fare un po' il punto su vari aspetti, su vari settori. Ovviamente al centro dell'attenzione è sempre il tema del coronavirus e di come ha cambiato e modificato le nostre vite. E allora, in grafica vedete petrolio e valute in focus, perché in realtà in questo slot andremo a parlare di più cose. Intanto io sto mettendo proprio il grafico del petrolio, così intanto ci concentriamo su quello, anche se poi di fatto non parleremo nello specifico di petrolio, ma tutto ciò che ha a che vedere con l'ambito energetico. E saluto Federica Pellicciari, Head of Trading di Europa Energy. Federica, buongiorno, ciao, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno a Quindi tutti. parleremo di trading energetico e saluto Emanuele Rigo, Managing Director di New Trader Lab. Ciao Emanuele, grazie. Buongiorno, buongiorno Manuela, Grazie grazie. per Grazie per essere qui l'invito. anche te. Allora, intanto, vabbè, la domanda, insomma, Federica, parto da te, sorge spontanea. Stavo dicendo proprio, stiamo analizzando un po' i vari settori, no? Lo stato di salute, per così dire, dei vari settori. Se parliamo di quello energetico, quali sono le considerazioni più importanti da fare? La considerazione primaria che farei è che fondamentalmente stiamo assistendo ad una pandemia economica globale e abbiamo avuto infatti un calo di consumi visti l'ultima volta solo nella guerra del 43 e questo ha avuto un impatto naturalmente sulla domanda di energia, gas e di commodities in generale, da cui poi un impatto fondamentalmente sui prezzi che hanno subito un forte calo. Abbiamo avuto un drop down a due cifre percentuali e questo ha impattato, come sappiamo bene tutti, anche sul PIL realizzato e sulle relative previsioni. Questo quindi ha determinato una forte volatilità di prezzi che ad esempio per quanto riguarda un esempio i futures dell'energia elettrica per l'anno prossimo sull'Italia sono passati da essere sui 60 euro sul prezzo dei mercati all'ingrosso e a girare attualmente su un prezzo intorno ai 40 euro dopo che c'è stata comunque una ripresa. Questa volatilità determina naturalmente dei rischi e delle opportunità. E è necessaria da parte dei trader e degli analisti a monte che lavorano a supporto una forte reattività a questa situazione, perché fondamentalmente l'indeterminatezza e l'incertezza sul futuro che vediamo tutti i giorni con gli interventi politici, normativi, i vari decreti a cui abbiamo assistito e che comunque giorno per giorno ci tengono impegnati e determinano un cambiamento di tutto lo scenario economico e a livello anche mondiale. A livello poi, ad esempio, dei consumi, in particolare lavorando per Europa Energy with You, sono molto a contatto con le curve di consumo dei clienti finali. Naturalmente si è assistito a un calo della domanda da parte dei clienti business e industriali, mentre invece, come sappiamo, i clienti domestici hanno avuto un consumo che, se vogliamo, è stato in linea ai tempi precedenti, se non maggiore, perché il lockdown obbligati a rimanere in casa. Questo pertanto ha determinato un forte lavoro e una riorganizzazione anche dei parametri e delle variabili di risk policy che sono fondamentali nell'attività di trading. Certo, ecco. Allora, se leggete in sovraimpressione, noi abbiamo voluto scrivere trading settore energetico in una nuova era, con un bel punto di domanda, perché adesso chiedo anche una riflessione a Emanuele Rigo, è ovvio che, ma queste sono considerazioni molto quotidiane, no? Che abbiamo fatto anche in questo periodo di lockdown, nello scorso periodo di lockdown, cioè noi siamo stati più in casa, abbiamo usato di più le tecnologie, quindi parlando di energia, chiaramente abbiamo consumato di più, ripeto, sono considerazioni quotidiane, poi a voi magari le considerazioni più specifiche. La mia domanda è se, dopo magari torniamo anche da Federica, però prima vado da Emanuele, se il futuro prevede
c'è effettivamente un aumento, no, del bisogno di energia elettrica, e quindi già ce lo stava spiegando lei che cosa potrebbe accadere ancora di più in ottica di lungo periodo al settore energetico. Emanuele, però appunto le tue considerazioni anche su quello che diceva Federica e anche su questo elemento più terra-terra che ho aggiunto io adesso. Ma lo spunto che dai tu, Manuela, è molto interessante, anche perché ci permette di parlare in maniera un po' più a più ampio respiro di quello che potrebbe succedere dal punto di vista dell'evoluzione dell'approvvigionamento energetico. Da un punto di vista prettamente legato alla questione del lockdown, quindi della piena pandemia Covid, Forse non sentiamo più Emanuele Rigo. Emanuele, ci sei? trasporti che ancora Ah no, è tornato. allo stato Ok. attuale. Non ti sentivamo più, adesso ti sentiamo. Vai, vai Ah, pure. Sì, vai pure, ok. Emanuele. Da questo punto di vista è stata una diminuzione sostanziale, netta, della domanda, soprattutto per quanto riguarda il petrolio, che è quello un po' più legato al discorso dei trasporti e alla produzione di energia elettrica. Questo discorso continua a permanere adesso, nonostante gli interventi che sono stati fatti a livello di OPEC Plus, più gli altri paesi che si sono aggregati poi nella decisione di prolungare i tagli dei livelli di produzione fino a fine luglio, ma la riflessione che invito a fare poi sul tema energia, sul tema petrolio, in realtà nello specifico, è se nei prossimi 2, 3, 5 anni il petrolio avrà la stessa rilevanza nel, diciamo, chiamiamolo portafoglio di approvvigionamento energetico. E nello specifico elenco un fattore che è abbastanza importante perché poi chiaramente potrebbe avere anche degli impatti sul valutario di cui parleremo dopo, che è l'elezione negli Stati Uniti di novembre, ovvero dovesse diciamo, cambiare l'amministrazione, quindi non dovesse essere confermato Trump, probabilmente Biden si ritroverà con un'agenda di impostazione un po' più ecologista, con pressioni da parte della sua base, soprattutto quella che avrebbe scelto Bernie Sanders o comunque un'agenda più progressista, soprattutto dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, e potrebbe ritrovarsi a dare un indirizzo diverso che cambia un attimino le carte in tavola per quanto riguarda il sistema l'attuale portafoglio di approvvigionamento energetico, per cui diciamo rimuovere un attimino quelle che sono le fonti classiche come il carbone, come il petrolio, quelle diciamo, chiamiamo un po' più inquinanti e che subiscono uno stigma maggiore dal punto di vista di quel tipo di base elettorale che andrebbe a portare all'elezione di Biden, cambiando in buona sostanza quello che sarà poi il discorso di approvvigionamento energetico, che è anche un po' il motivo, secondo me, per cui al di là della crisi Covid e al di là diciamo, significativo abbassamento dei livelli di domanda, non si riesce proprio a ripartire sulla questione prezzi, soprattutto legati al petrolio. Ok, allora Federica, ti ritrovi in qualcosa che ha detto Emanuele? Ovviamente lui ha parlato anche di altri aspetti, però insomma, vuoi aggiungere qualcosa o andiamo oltre? Sì, sono perfettamente d'accordo con quanto detto da Emanuele. La curva del Brent l'abbiamo vista con oscillazioni veramente significative, e anche i futures sono naturalmente mossi appena abbiamo una notizia di quello che poi Eh succederà sì. in America, come anche per esempio cambiando punto di osservazione sulle commodity, lo stesso avviene sul carbone, e abbiamo visto anche una grande diminuzione sul prezzo del gas ai minimi assoluti, sia TTF che è il gas olandese che il PSV, il gas italiano. Un'osservazione magari su qualcosa di particolare che invece che essere sceso e un pochino aver avuto una ripresa, invece sta andando a prezzi che erano veramente distanti dalle attese, sono le emissioni di CO2, di anidride carbonica.
sarà d'accordo, immagino, Emanuele, sul fatto che sia abbastanza particolare la curva dei prezzi, perché dopo una grande discesa i prezzi che abbiamo attualmente sulla CO2 sono addirittura più elevati rispetto al periodo pre-Covid, ma questo anche perché è un mercato dove c'è molto spazio di speculazione, intervento dei fondi. E questo lo si vedeva comunque anche precedentemente. Naturalmente l'impatto del prezzo della CO2 entra anche nei prezzi dell'energia elettrica perché è una componente che determina un fattore di costo Sì. per i Ecco, produttori. Federica, ma quando io scrivo, non io, però insomma, in sovrimpressione, trading settore energetico, una nuova era con un bel punto di domanda, cosa mi rispondi? Nel senso che io già prima ho detto, in questo periodo ovviamente, essendo stati più in casa, magari il consumo è aumentato. Possiamo pensare che aumenterà la popolazione mondiale, globale, quindi comunque il consumo di energia elettrica aumenterà, il riscaldamento dell'ambiente, io adesso sto citando un po' random, tutte le questioni che possono portare all'aumento di richiesta di corrente elettrica, i condizionatori anche in quei paesi magari dove fino ad oggi non era bisogno. E insomma, e via via, insomma, ce ne sono altri di fattori. Si può davvero parlare di una nuova era per questo settore? Allora, una nuova era, secondo me, sì, nel senso che ci siamo pienamente, e Sì. conta che i consumi del mercato residenziale sono importanti, ma sono comunque inferiori rispetto alla quota di consumo del business e dell'industriale. Quindi naturalmente sì, sono d'accordo, aumenta questo tipo di consumo, ma abbiamo proprio uno spostamento di quote. E, tra l'altro, i profili proprio di consumo sono anche molto differenziati tra il domestico e il business, perché il business banalmente lavora sui turni delle 8 ore piuttosto che sui 3 turni, quindi 24 ore, con un consumo indicativamente flat. A differenza invece del residenziale, dove abbiamo più consumo nelle ore della mattina e della sera. Ok, certo. Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa? Ecco, ha confermato che effettivamente si va in quella direzione. Sì. E Sì, poi. assolutamente. Ma io non ho una visione così specifica No, come beh, Federica, chiaro, chiaro, ovviamente, sul chiaro, comparto certo. dell'energia, però sono d'accordo anche perché quello che vedo sul mercato e quello che vedo poi diciamo, nel contesto globale è un cambiamento, uno shift verso un maggiore fabbisogno di energia, di approvvigionamento energetico piuttosto che minore. Quindi Certo. la famosa decrescita, diciamo che non arriverà probabilmente, quindi è chiaro che Sì. anche da un punto di vista del fabbisogno energetico andremo sempre più avanti piuttosto che indietro. Ok, allora Emanuele, visto che sono già da te, andiamo a vedere sul fronte delle valute, quindi cambiamo anche la strap, prima strap per la mia regia, l'euro-dollaro, partiamo da lì, anche perché tu giustamente hai parlato anche di alcuni market mover che nei prossimi mesi, insomma, si inseriranno in quelli che già abbiamo, elezioni Trump, insomma, il tema del dollaro debole in questo momento è centrale. Lo vediamo insieme? Volentieri. Ok. Adesso peraltro ecco, l'1,18 l'aveva superata come soglia mentre parlava Powell l'altra sera, poi si era ristabilizzato per così dire sotto l'1,18, invece adesso l'euro sta proseguendo la sua corsa, quindi è in rialzo dello 0,05, 1,18,53. Dove potrebbe Ecco arrivare? qui. Riallacciandoci al discorso che facevi poco fa, sull'impatto che ha avuto il Covid. Questo è esattamente il discorso che facevamo, ovvero il Covid sta avendo un impatto ancora adesso su quella che è la distribuzione degli investimenti e quindi della valutazione di quello che sono diciamo, i valori delle valute. Nel caso dell'euro-dollaro, la situazione americana in cui il Covid sta colpendo decisamente più duro rispetto a quello che è stato l'Europa e con una progressione che sembra assolutamente implacabile, sta portando alla necessità per la Fed e per il governo americano di avere un atteggiamento molto più accomodante e che molto probabilmente sarà molto più accomodante anche nel tempo rispetto a quello che potrebbe succedere in Europa, dove diciamo che quantomeno
nonostante alcuni casi diciamo sporadici, il contagio e la progressione della pandemia sembra assolutamente sotto controllo. Quindi tendenzialmente avremo un dollaro che, se non dovesse continuare ad indebolirsi in maniera molto, molto più accentuata rispetto a quanto non abbia fatto fino adesso, continuerà a rimanere piuttosto debole rispetto alla moneta unica. È chiaro che poi le oscillazioni di medio termine di breve e medio termine continueranno ad esserci in una direzione o nell'altra. Secondo me, da un punto di vista molto banale, molto fondamentale, valutando quella che è la situazione divergenziale in termini di tassi, in termini di azione delle due banche centrali di riferimento e in valutazione soprattutto dei tassi, che sono quelli che andranno a determinare poi alla fine fin dove si arriverà, secondo me intorno a 1,20 potremmo avere una prima soglia di resistenza, e quindi una situazione in cui in buona sostanza il cambio avrà toccato il suo massimo, sì. E poi un consolidamento di quell'area, però probabilmente più in basso rispetto a 1,20, ma non tanto distante, per cui diciamo che 1,18 potrebbe essere il punto centrale, certo. Più o meno, però ok, la variazione. Poi torniamo con altre valute. Federica, è chiaro che prima abbiamo fatto un'introduzione generale sul fatto che comunque siamo in una nuova era, sicuramente l'interesse per il comparto dell'energia può aumentare, però bisogna anche considerare, proprio in tema di mercato puro, che in questo momento c'è forte volatilità, si intende dire anche forte volatilità dei prezzi, relativi rischi, no? Ci sono, e anche opportunità. Proviamo a capire rischi e opportunità, cioè la doppia faccia della medaglia rispetto al contesto storico che stiamo vivendo. Certamente. Ne accennavo proprio quando parlavo all'inizio. Esatto, esatto. Questa volatilità possa dare... come naturale che sia, rischi ed opportunità alle posizioni che si sono prese. Facciamo un esempio molto, molto semplice per quanto riguarda la vendita ai clienti finali che noi facciamo come WithYou. Abbiamo la possibilità di effettuarla con prezzi indicizzati, quindi che si muovono seguendo le formule di prezzo dei mercati, delle commodities sottostanti, applicando poi uno spread per la gestione, oppure con dei prezzi fissi. Naturalmente, facciamo un esempio, una vendita fatta l'anno scorso per la competenza di quest'anno con i prezzi basati sugli andamenti dei futures dell'anno scorso avrà un prezzo naturalmente più alto di quanto sia il prezzo adesso. Quindi questo può rappresentare un'opportunità, se vogliamo, nel senso che se a fronte di una vendita un operatore non va a fare il relativo acquisto nel momento della vendita, ma lo va ad effettuare successivamente, in questa situazione avrebbe garantito, diciamo, un guadagno più alto rispetto alle attese. E naturalmente, certo, portandosi in casa però un grande rischio, perché se avesse fatto la stessa cosa nel periodo, ad esempio, Fukushima, in cui invece i prezzi sono aumentati a due cifre decimali, si sarebbe fatto del gran male. Per quello che inizialmente dicevo, che molta attenzione va posta alla reattività delle politiche di rischio per considerare effettivamente nei prezzi e nelle stime che si fanno tutti i giorni in real time sulle curve, considerare a tutto tondo delle variabili che magari in certi momenti hanno impatti e pesi più elevati e in altri momenti invece lo hanno meno. Una situazione, ad esempio, attuale è che offerte a clienti finali, ad esempio, a prezzi fissi molto bassi, rischiano che nel caso in cui diversi operatori non pensino subito a coprire, quindi ad acquistare l'energia o il gas venduto, con un'attesa di aumento di prezzi, magari non lineare, però comunque progressivo, possa portare a dei rischi più che a delle, certo, opportunità. Certo. È molto importante, ripeto, la politica di rischio e la gestione dello stesso, in modo tale da
non avere brutte sorprese sulla base di prezzi che per definizione, essendo commodities, sono influiti da, cioè, hanno l'influenza di tutto ciò che succede nel mondo fondamentalmente. Vabbè, certo, anche, certo, la volatilità la fa da padrone, insomma. Esatto, la frase del politico che magari anche per errore intendeva dire una cosa piuttosto che un'altra, la si vede subito nelle curve e nei grafici di prezzo. Assolutamente sì, infatti tu hai detto reattività, bisogna agire quindi in tempi stretti, altrimenti c'è il rischio anche di speculazione, questo lo sappiamo, insomma, come funziona sui mercati. Poi con te, Federica, prima di salutarci, vorrei capire come si traduce questo sui portafogli, insomma, quale impatto c'è poi sui portafogli. Emanuele, quale altre valute a tuo parere vale la pena monitorare? Quali sono i cambi più interessanti? Restiamo sulle valute. Allora, molto interessanti in questo periodo, che hanno avuto probabilmente la loro era d'oro proprio in occasione della crisi Covid, sono state le diciamo quelle che chiamiamo oceaniche, il dollaro australiano e sì, il dollaro neozelandese. Okay. Per un motivo molto semplice, l'Australia, anche per ovviamente prossimità geografica, ha nella Cina il primo partner commerciale. La Nuova Zelanda, diciamo, segue a ruota, è soggetta buona sostanza ad elementi diversi, sarebbero un po' come l'euro e la sterlina, anche se ovviamente non con le stesse dimensioni dei paesi sottostanti. Il dollaro australiano è stato una delle valute che nella fase di recupero dalla parte acuta della crisi Covid, quindi a partire dalla metà di marzo, ha avuto l'exploit migliore, proprio perché avendo, diciamo che il dollaro australiano, al di là del, diciamo, della sua pertinenza geografica, che è abbastanza limitata, ma è un ottimo termometro per quanto riguarda la situazione, lo stato dell'economia cinese, che tra l'altro è stata la prima ad uscire dalla questione Covid con numeri abbastanza bassi. Ovviamente qui dovremmo scendere in valutazioni di natura politica, che non ho intenzione di fare, ma con la ripresa delle attività economiche in Cina, la ripresa della domanda e quindi del commercio, il dollaro australiano, che fa da termometro, come dicevamo prima, alle attività cinesi e all'attività comunque in Est Asia e nel lontano Oriente, ha subito uno dei recuperi maggiori, andando sì, addirittura a recuperare livelli che non aveva nemmeno nella parte finale del 2019, entrando nel 2020, quindi è arrivata addirittura più in alto. Queste sono interessanti perché molto probabilmente con la prosecuzione della crisi, soprattutto in Europa, ma negli Stati Uniti con maggiore influenza, potrebbero diciamo salire ancora un pochettino, anche se poi ovviamente a tutto c'è un limite, insomma. Però diciamo che in quest'ottica sono quelle che hanno avuto il maggiore riflesso. Per quanto riguarda la moneta unica, diciamo che non c'è tantissimo altro da aggiungere, e anche per quanto riguarda sempre nelle valute maggiori lo yen, direi che è un sì, po' in balia dei movimenti delle altre valute principali, per cui sono queste quelle che secondo me hanno maggiore, diciamo, rilevanza e che sono un po' più interessanti anche da seguire nelle prossime settimane. Ottimo, va bene Emanuele, grazie. E allora, come detto prima, Federica, torno da te per poi andare a conclusione. L'impatto sulla gestione dei portafogli, no? Ritorniamo a parlare di energia, di trading energetico, con le premesse che abbiamo fatto e la spiegazione più, diciamo, astratta, che poi insomma in realtà ci ha già dato delle indicazioni anche pratiche, però andiamo a capire questo come impatta sulla gestione dei portafogli. La gestione dei portafogli ha avuto forti impatti da parte del Covid, perché come possiamo immaginare i consumi hanno avuto grandi differenze rispetto alle attese, e quindi è necessario per noi fare una analisi quasi capillare, specialmente sui grandi clienti industriali, sulle loro reazioni ai lockdown, piuttosto che periodi in cui si utilizza la cassa integrazione totalmente o parzialmente, perché questo naturalmente ha impatto sui forecast che noi dobbiamo fare del consumo di queste tipologie di clienti, sempre incrociate con l'altra tipologia che invece come residenziale è in aumento. E
Scusa, mi senti ancora? Sì, ti sento Federica. Dove sei Allora. andata fino? Ogni tanto i miei ospiti si spostano dalla postazione. No, perché non sei la prima che a un certo punto mi si sposta. Ecco, adesso ti vediamo, perdonami, vai. Magari era una nostra down diretta. Quindi noi siamo molto attenti, ma sentiamo anche i clienti più grandi che abbiamo in portafoglio e anche settimanalmente, in modo tale da essere allineati con i loro consumi per muoverci di conseguenza sugli acquisti. E come dicevo, impatta molto nella gestione del portafoglio la tipologia di indice di prezzo a cui si va a vendere, perché sia per l'energia elettrica che per il gas dobbiamo muoverci di conseguenza. Ok, E sì. non ho detto prima che noi, parlando anche di cross commodities e parlavi tu precedentemente delle variazioni della nuova era che ci sono state anche in conseguenza a questi periodi di Covid, smart working, tutte novità che nel nostro caso, ad esempio, come WeDo, hanno determinato un grande aumento di vendita delle SIM e fibra che noi abbiamo in portafoglio, quindi anche una sorta di differenziazione rispetto alle commodity generali che noi Ok, abbiamo in portafoglio in gestione. beh, quindi che consiglio ti senti di dare Federica insomma, agli investitori in generale, a chi ci sta seguendo in questo contesto? Domani inizia agosto, un mese un po' particolare, ma insomma, poi si riparte. Bisogna sempre stare sul pezzo e veramente essere molto molto pronti e dinamici su tutto quello che succede, antenne alzate e grande propensione e proattività su quello che succede, Diciamo veramente che appunto. bisogna essere ancora più pronti a intervenire, no? Dicevi tu prima, reattività, se Emanuele non lo vediamo più, ma forse mi sente, lo sentiamo, insomma, adesso vediamo. Ci Sì. senti? Perfetto, non ti vediamo più, vabbè, ma possiamo. Tanto siamo. Ah no, adesso sì, adesso sei Vediamo se ricomparso. riesco. No, 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 Ah, adesso ok. eri ricomparso, adesso no, vabbè. Ok, non importa, l'importante è sentirvi. Diceva Emanuele, insomma, sui mercati l'insegnamento primo è quello che bisogna essere pronti a intervenire perché basta un minuto perché lo scenario possa cambiare, basta una mezza notizia, no, di quelle importanti, però ancora di più in questo periodo, insomma, credo che tu sia d'accordo con Federica. Ed è il motivo per cui non posso che concordare assolutamente con Federica, in una maniera più totale. I mercati valutari, che tra l'altro, il petrolio ha fatto vedere oscillazioni anche piuttosto Eh marcate, beh, sì, ci però i mercati ricordiamo, ci valutari, che ricordiamo. solitamente hanno anche la capacità di essere molto volatili, sono stati molto volatili e sono molto volatili. Per cui quello che raccomandiamo sempre a tutti i nostri clienti, ovviamente, sui New Trader Lab, ma ovviamente anche ai tuoi ascoltatori e telespettatori, il consiglio che diamo sempre è quello di massima attenzione e, come diceva Federica, non innamoratevi in questo caso. Io diciamo, sono un po' più terra terra nella discussione. Non innamoratevi delle posizioni che avete, perché alcuni elementi potrebbero far cambiare completamente lo scenario che avete studiato, e Certo. quindi dovete essere pronti a anche cambiare la visione, nonostante sia molto difficile. È Questo mi vero, è rendo vero. conto perfettamente. Bisogna essere flessibili perché poi è veramente proprio in 10 secondi, Emanuele, ma anche, insomma, anche tu Federica, insomma, in questo periodo anche il trading è stato molto molto più seguito, però insomma il trading significa appunto conoscenza e mobilità totale, quindi chi si è avvicinato al trading in questo periodo di coronavirus, visto che è la settimana del trading, faccia ancora più attenzione. Emanuele e appunto Federica, un'ultima battuta. Bah, ovviamente sì, nel senso che tante persone, come tutte le situazioni, si avvicinano al trading perché ne sentono parlare di mercati finanziari con maggiore, diciamo, vivacità alla televisione e anche sui media mainstream, e quindi si avvicinano ad un mercato che molto probabilmente fanno fatica a conoscere o che non conoscono a sufficienza per fare quello che fanno. Ed è anche il motivo per cui noi, come New Trader Lab, cerchiamo di mettere sempre una componente formazione accanto al trader che inizia per Ecco, dargli qualche ecco. elemento in più. Ed è Va un bene. punto su cui abbiamo Fe sì, puntato molto. Federica, stessa cosa, formazione, ma lo hai detto già tu prima. Sì, sono totalmente d'accordo con Emanuele. Sempre serve un buon compromesso tra la testa e la pancia, perché sappiamo che poi i trader.
Dicono di muoversi di testa sulla base dei fondamentali, ma la componente di pancia c'è sempre e quindi sempre massima attenzione a questo. Ottimo, allora vi abbiamo conosciuti, cioè almeno per il nostro pubblico, perché sicuramente nel settore siete già conosciuti in occasione della Trading Week, ma vi aspettiamo presto in diretta da noi sulle fonti TV. Saluto quindi Federica Pellicciari, Head of Trading Europe Energy. Grazie Federica. E Grazie a voi. grazie a Emanuele Rigo, Managing Director di New Trader Lab. Grazie anche a te. Ci Grazie a te. sentiamo presto, insomma, sulle fonti Grazie a TV. te, Manuela. Va Ottimo. benissimo. Alla prossima. Alla Grazie, prossima, alla Manuela. prossima, grazie, grazie a voi. È stato un bel modo di concludere questa mattinata dedicata al trading. E allora, intanto la situazione, giusto uno sguardo, e poi vi saluto veramente. La situazione dell'Europa è positiva, il nostro indice avanza dello 0,50, il CAC dello 0,16, il DAX di Francoforte dello 0,38 e appunto l'IBEX. L'IBEX è l'unico che probabilmente anche per i dati sul PIL si muove in territorio negativo in questo momento, lo 0,21. Allora, adesso io vi lascio in compagnia delle nostre pillole formative e informative, i cigni neri della finanza. Parliamo degli eventi finanziari che hanno fatto crollare i mercati negli ultimi 20 anni. Perché ne parliamo? Perché il coronavirus è uno di quelli, è un cigno nero. Giusto 5 minuti di recap su questo e poi ancora la Trading Week con i focus di questa mattina e poi live a partire dalle 14:30 vi terrà compagnia Giacomo Iacomino. Grazie per essere stati con noi e state ancora sulle fonti TV.